Buongiorno Daedo, dopo aver raccontato della causa della class action intentata contro Microsoft e GitHub per l'uso allegro di codice con licenze open per Copilot, oggi invece volevo riportare un paio di cose buone che ho visto al recente GitHub Universe, quella conferenza annuale di 2 giorni che si è tenuta il 9 e il 10 novembre, e ci sono buone novità per Codespaces. Codespaces è di fatto un ambiente di sviluppo privato hostato sul cloud di GitHub che può essere lanciato da un repo e configurato con dei file di configurazione che sono quindi condivisi con il team che lavora sul repo, che quindi ha le stesse configurazioni per il setup dell'ambiente, che non è la stessa cosa del VS Code che parte quando premi il punto su un repo. Quello è solo l'editor che ti permette di fare modifiche veloci ai file, mentre qui parliamo di una virtual machine, tra l'altro configurabile su CPU e RAM, su cui far girare tutto il progetto. E questo per chi lavora in team, soprattutto su certi progetti, è piuttosto interessante. È interessante perché tutti hanno le stesse impostazioni dell'editor, che di default è naturalmente Visual Studio Code, e quindi non ci sono sorprese nella formattazione dei file. E poi perché potenzialmente la quantità di dati riservati nella forma di codice sorgente o file di testo presenti sui laptop dei dev è zero, cosa molto buona se si pensa alla security. Anche i costi possono essere un fattore. Naturalmente Codespaces ha un suo pricing che si basa sull'uso, ma se pensiamo che con la combinazione dell'ambiente di sviluppo in cloud e delle GitHub Actions che si possono occupare di build, test e delivery, allora i laptop possono essere davvero soltanto dei terminali che devono solo poter aprire un browser, e il costo di questo tipo di soluzione diventa interessante. Ma fin qui ho raccontato che cos'è Codespaces, ma che novità ci sono appunto da Universe? Beh, la prima novità è che ora questo prodotto è disponibile non solo per gli utenti dei tier Team e Enterprise, ma a tutti gli utenti GitHub, anche quindi ai contributor individuali. Non solo, ma il servizio è offerto con 60 ore di uso gratuito mensili, che non sono poche, non solo per sperimentare qualche soluzione, ma anche per chi magari ha poche attività di maintenance su un progetto open source. Codespaces nasce come ambiente di sviluppo su VS Code, che è perfetto come tool da utilizzare via browser, ma è stata presentata anche la public beta del supporto agli editor JetBrains attraverso il tool Gateway, che in pratica offre le funzionalità di remote development sfruttabili dagli IDE JetBrains, appunto, che si collegano quindi all'ambiente di sviluppo cloud dal client locale. E inoltre è stata lanciata ufficialmente in beta il supporto anche per lo sviluppo in remoto attraverso i Jupyter Notebook, che sono in pratica dei computer remoti usati soprattutto in ambito di data science e di machine learning, che potrà godere anche del supporto alle GPU. E sono altre piccole novità che rendono Codespaces un prodotto ancora più completo e certamente una soluzione da investigare per chi avesse voglia di provare soluzioni alternative al solo sviluppo su stack locale. E in chiusura, velocemente, c'è questa novità per ora disponibile come technical preview a inviti, con una coda a cui potete iscrivervi per provarla. Naturalmente vi lascio il link, e sto parlando di Hey GitHub, che è letteralmente un assistente vocale per scrivere codice basato su Copilot. Cioè, dicendo Hey GitHub, si attiva Copilot, che rimane in ascolto dei prompt vocali dell'utente, e funziona allo stesso modo in cui abbiamo visto funzionare il completamento del codice dopo un commento che spiega che cosa vorremmo dalla funzione. E possiamo aggiungere e cancellare delle righe, andare a una riga specifica o a un metodo specifico, e anche controllare VS Code, che mi pare al momento l'unico editor supportato, quindi per esempio lanciare il programma che stiamo scrivendo con il comando run, oppure abilitare lo Zen Mode. E è anche possibile chiedere a Copilot di spiegare che cosa fa un certo pezzo di codice. Per adesso Hey GitHub, come detto, è sperimentale, aspettiamo la waiting list per poterla provare. Comunque, oltre che una cosa interessante di per sé, questa, pensate all'accessibilità. A chi per qualsiasi motivo non può usare la tastiera o ha difficoltà con gli input tradizionali, beh, questa tecnologia può abilitarlo alla scrittura di codice. Ovviamente esistono già software di speech to text in questo senso, però qui siamo a uno step successivo, e se già la partenza è buona come sembra, pensate a questa tecnologia fra 5 anni, 10 anni. Molto interessante. E spero sia stata interessante anche la puntata del Buongiornissimo di oggi, che vi ricordo potete trovare su YouTube e in podcast sulle principali piattaforme quasi tutte le mattine. Seguitemi anche su LinkedIn perché posto cose belle, e niente, buon weekend. Alla prossima. Ciao.